Benvenuti ragazzi in questo nuovo video senza tagli né niente. In questa puntata andremo a fare il test nine shot della Canon FS100. Infatti qua in questo momento stiamo riprendendo tutto con questa telecamera, con la luce proprio in dotazione. Adesso spengo la luce, ok? Ora non mi vedete praticamente più e andiamo a vedere un po' l'impostazione anche dell'esposizione manuale, in modo che vi mostri anche la qualità video dell'esposizione. Via. Allora, in questo momento stiamo avendo l'esposizione a 50. Come vedete la luce non è che ce ne sia più di tanta e adesso andiamo a impostare un altro livello. Quindi questo è 120, come vedete proprio la luce sparisce, questo è 500, quindi dovremo andare in su. Ora siamo a 50, 25, 12, 6. Come vedete la luce è migliorata di molto, però come vedete anche le immagini sono di minor frame. Infatti adesso saremo tipo a 10 frame perché veramente è poco elevata, come vedete. Però le immagini sono molto stabili, come vedete, cioè non ci sono problemi di sfocatura o altro, cioè ci permette di avere un'immagine perfettamente visibile. Oltre a quello, possiamo notare che comunque non ci sono chissà che problemi, infatti mette a fuoco in pochissimi secondi. Proviamo con un 12. Adesso il 12 dovrebbe mettere le immagini a 15 frame. Infatti, come vedete, c'è ancora un po' di scatto, però non è più di tanto. Andiamo sul 25. Adesso siamo sul 25 e infatti le immagini tornano normali. Quindi torniamo sul 12. Come vedete, le immagini sono perfette. Anche se purtroppo con qualche disturbo del colore, come vedete ci sono dei puntini blu, rossi, verdi che vengono sul video, però ancora di più se noi andiamo a impostare su 6, come vedete sono ancora di più aumentati. Però l'effetto è veramente ottimo e ci permette di illuminare veramente tantissimo la notte. Adesso vado a reimpostare il 50 e ci spostiamo qua sotto, dove è completamente buio. Una normale videocamera vede in questo modo, come vedete. Noi possiamo andare ad aumentare, aumentare, aumentare. Ecco, come vedete già i dettagli sono maggiori, infatti si vede lo scivolo che è questo. Si vede le altalene che sono queste. Vediamo, facciamo un'ultima prova, ci spostiamo e si vede addirittura anche il cartello che di solito una normale videocamera non vede. Vediamo se si legge. No, leggersi non si legge, perché ovviamente c'è proprio insufficienza di luce. Però come vedete illumina proprio la notte quasi come se fosse, ma dico proprio lontano, quasi come se fosse quasi giorno, per farvi capire. Però già i dettagli sono maggiori, anche se purtroppo con una velocità di frame inferiore. Vabbè ragazzi, dopo aver fatto questo test, vi ringrazio ancora di cuore per averci seguito e ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui sulla Computer Museo, sempre alle ore 21. Ciao ciao!